Come la spada nella roccia, anche Pietracupa, un piccolissimo borgo molisano in provincia di Campobasso, ha il campanile conficcato nella roccia. La roccia su cui sorge si formò 50 milioni di anni fa, in fondo al mare. Infatti è ricca di moltissimi fossili marini. Il suo nome è la Morgia. Il nome Pietracupa è latino e significa pietra bucata. Ciò vuol dire che già nell'epoca romana nella roccia esistevano delle grotte. Verso l'anno 1000, sulla cima della Morgia, fu costruito un castello di cui ormai restano poche tracce. Alla fine del 1700 il paese fu aggredito più volte dai briganti e nel 1799 fu occupato dalle truppe della Francia rivoluzionaria. Nel 1806 i re francesi mandati da Napoleone misero fine al regime feudale e i pietracupesi fecero costruire nel 1814 il campanile sulla Morgia come segno di autonomia civica. Durante la Seconda Guerra Mondiale, fra ottobre e novembre del 1943, Pietracupa si trovò sulla linea del fuoco, occupata da tedeschi e bombardata dagli alleati. Tra le grotte più grandi che troviamo a Pietracupa c'è la misteriosa cripta. In principio un luogo di dimora dei primi seguaci di Papa Celestino. Poi si trasforma, ai tempi dell'Inquisizione, in tribunale e successivamente in prigione, dove avvenivano le esecuzioni capitali. Ancora oggi sono visibili nella cripta i fori per il passaggio delle catene e sulla volta i punti di ancoraggio delle travi utilizzate per le impiccagioni. Una leggenda tutta molisana narrata a Pietracupa vede come protagonista Lumazza Mariel, un folletto che viveva nelle grotte della Morgia, nutrendosi dei bambini che imprudentemente, dopo il calar delle tenebre, invadevano il suo territorio. Le mamme chiaramente adoperavano questo stratagemma per impedire ai propri figli di avvicinarsi al vicino campanile, situato nelle vicinanze di un pericolosissimo dirupo incustodito. La leggenda vuole che il Mazzamarill tingesse il proprio cappello con il sangue delle vittime una volta catturate.